A fine settembre il campo Rom di via Carrafiello a Giugliano verrà sgomberato, quindi dopo anni di promesse non mantenute di fatto, ora c'è una data ufficiale. E intanto torna a parlare al quotidiano Il Mattino Francesco Micillo, il proprietario di parte del terreno che finora è stato occupato dai nomadi, il quale nonostante i danni ricevuti ha chiesto di trovare urgenti soluzioni abitative per loro, soprattutto per i bambini, il servizio di Simona Lazzaro. A fine settembre il campo nomadi di Giugliano, uno dei più grandi della regione Campania, sarà sgomberato. La sentenza di sgombero è arrivata a giugno dopo un ricorso. Francesco Micillo, proprietario dei 75 ettari su cui sorge il campo, vuole impegnarsi per dare aiuto alle persone che vi abitavano. Sono un cristiano, afferma, non perdonerei a me stesso di cacciarli senza la certezza di un collocamento dignitoso. Hanno bisogno di aiuto e mi sto impegnando per darglielo. L'uomo, per evitare che accada di nuovo ad altri imprenditori quanto già successo a lui, ha individuato uno spazio dove i nomadi potrebbero stabilirsi. Senza una soluzione, subito dopo lo sgombero andranno a occupare i terreni di altri imprenditori, spiega. Ho individuato al confine tra Giugliano e Villa Literno un terreno di 12 ettari di proprietà della regione. Lo spazio è a 5 chilometri dal campo che sarà sgomberato tra 2 mesi, un'ex stazione meteorologica con tanto di impianti idrici ed elettrici. Potrebbero, conclude Micillo, essere indirizzati lì in piena sicurezza, controllati e senza la possibilità di smaltire rifiuti. E quello dei rifiuti è un punto assai dolente perché i nomadi avrebbero accatastato montagne di rifiuti alti più di 2 metri che nel corso degli anni sono stati bruciati e riaccumulati diverse volte. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social di Facebook, Instagram o Twitter oppure sui nostri canali di YouTube o TikTok. Potete anche sempre consultare il sito www.lanotv.it.